GF VIP 7, Daniele Dal Moro sbotta contro Oriana Marzoli, è la seconda volta che mi rompi le pae, alla terza. Oriana Marzoli è ufficialmente la prima finalista di questo grande fratello VIP. Dopo l'euforia iniziale, tutto è tornato più o meno alla normalità. Sembrava infatti che la notizia avesse sistemato i rapporti tra lei e il suo flirt. Daniele Dal Moro. In realtà il clima di pace è durato poco, i due sono tornati allo scontro. L'occasione è stata una partita a biliardo. Ti posso dire amore? Non è divertente. Quando giochi così, veramente. Non è divertente. Ha tuonato la sudamericana, dopo aver perso l'ennesima partita. Daniele inizialmente ha fatto un sorriso compiaciuto. Poi si è innervosito di conseguenza al tono di lei. Ma se parli, parla. Ma quando ti ho risposto male oggi ha continuato stizzita la Marzoli. Al che, Daniele si è allontanato in silenzio per spegnere i toni. Di corsa, la vippona è andata da Gaele a chiedere consiglio, che l'ha spiegato il suo punto di vista sulla questione. Lui ha detto che se avessi scelto lui subito non avrebbe adesso questa sensazione. Oriana si riferisce al fatto che al suo ingresso, aveva preferito Antonino Spinalvese a lui. Io non credo, ha tuonato Gaele. Oriana si è detta d'accordo. Subito dopo, la venezuelana ha raccontato a Milena Miconi di non aver ricevuto nemmeno un buongiorno da parte dell'imprenditore. Dopo la puntata in cui invece sembrava essere contento per il suo arrivo in finale, Milena l'ha invitata a valutare bene la situazione per evitare di continuare a soffrire così tanto.